Amici di Bracimi, ancora oggi sono a Salice Terme, praticamente sto a metà strada tra Pavia e Alessandria. Se non sapete dove sta Pavia o Alessandria, siete desumari in geografia, però vabbè, vi voglio aiutare. Stiamo a metà strada tra Milano e Genova. Sono venuto a trovare un ristorante, l'Artigiano in Salice. Sono qui perché il proprietario del ristorante mi ha detto: Michele, secondo me posso farti assaggiare quella che tu cerchi, quella che è la bistecca più buona d'Italia. E oggi voglio assaggiare questa bistecca. Tra l'altro, il locale secondo me è proprio figo, nel senso tu entri e dici: wow, ammazza dove sto, è proprio bello sto posto. Però per avere la conferma chiediamo a una che è figa di sua. Ciao, no, ma grazie per la figa. Mi piace proprio tanto. Sono entrata pure io, ho fatto wow, è bellissimo l'arredamento, è bellissima la vista, è grande, bello, mi piace. Francesca, con alle spalle l'armadio per le lunghe frollature, con questo ben di Dio appeso, le nostre strade si dividono. Io mi occupo della carne e tu vai sui liquidi. Forse oggi faccio una cosa strana. Un famo strano. Mi è caduto l'occhio qua, ragazzi. Coltello con la lama liscia. E già che tu arrivi in un ristorante e appoggiato sulla pietra fichetta ci sta il coltello con la lama liscia, 1000 punti. Lui invece, ciao. Ciao, tu dovresti essere Mattia, vero? Sì, tu sei il proprietario. Mi chiamano Mattia. Tu sei il proprietario del ristorante. Tu mi hai chiamato. Michele, c'ho una bistecca che c'ho solo io in Italia. Sì. Ti devo far assaggiare una carne unica al mondo. Piripì, parapà. Di che stiamo a parlare? Guarda, te la faccio vedere. Cioè, dai. Guarda, dai. È proprio questa qua, a chilometro zero, che trovi qua. Eccola qui. Questa è la nostra Varzese, è una la razza. La Varzese. Una razza proprio che nasce qua nella nostra zona. Dopo approfondiamo il discorso sulla Varzese, ce la assaggiamo, ce la cuciniamo, ce la guardiamo da vicino. Però ti chiedo, Tu per trovare quella carne hai faticato paradossalmente di più che per trovare tutte queste carni estere meravigliose che hai. Guarda, come vedi in quello stagionatore, in questo abbiamo carni che arrivano da tutto il mondo e quelle sono state le più semplici alla fine da trovare. Queste invece tramite, e spendo una parola, tramite il nostro macellaio di fiducia. Macelleria Semino. Esatto, ecco. Il nostro. Come si chiama il macellaio? Carlo, il nostro amico Carlo. Carlo, bravo. Stai a fare un grande lavoro, lui continua così. Uno dei pochi che ha ancora qualche animale, razza di Varzese. Tu mi hai detto che dobbiamo far faticare il tuo chef, giusto? Chiaramente, guarda, perché è lì che adesso è appoggiato. Esatto, guarda là. Classico chef che non fa nulla, si vede, no, proprio c'ha la postura dello chef abituato a non fare nulla. Ciao Sebastian, come stai? Buongiorno, molto tutto bene. Come dicono giù al sud, escimi questa. Vado. Ce la fai, si vuoi una mano? Non è che ti piace la lombosciatologia, no? Tiè, guarda qui, che pezzo del chef. Tiè. Ah, carina, dai, portacela sul ceppo, vai. Io chiudo il frigo, vai. Ragazzi, questa è la scottona varzese. Eccola qua. Ora Sebastian ci taglia una T-bone e una costata e poi approfondiamo il discorso su questa razza. Intriga da morire. Dai, va, continua al lavoro, che stai andando bene. Bene, ragazzi, Sebastian ci ha tagliato una T-bone, eccola qua, ragazzi, ed una costata della nostra Varzese. Allora, diciamoci la verità, ragazzi, guardiamoci nelle palle degli occhi. Quanti di voi hanno mai sentito nominare la razza Varzese? Io scommetto pochissima gente. E c'è un motivo ben preciso. Questa razza è pressoché sconosciuta. È una razza tipica di questo triangolo, tipica di queste zone. La razza Varzese è una razza antica, è una razza che era dedita al lavoro. E lo sapete perché si è sviluppata in questa zona? È una delle poche razze che può immergere le proprie zampe nell'umido, qui ragazzi è pieno di risaie, e non avere l'infiammazione alle caviglie. Potrebbe far sorridere questa cosa, ma è il motivo per cui si è sviluppata proprio qua. Cioè, ci sono dei motivi specifici. La natura non fa mai nulla al caso. Allora, che ha fatto madre natura? Ha deciso che la nostra Varzese dovesse essere una razza smart, diciamo, una razza molto molto malleabile. Infatti all'epoca, 50-100 anni fa, era buona sia per aiutare l'uomo al lavoro, sia per dare del latte, sia per fornire all'uomo la carne. Solo che nel corso degli anni,
che ha fatto l'industria carnivora? Ha deciso che ogni bestia doveva avere una sua declinazione ben particolare, cioè la mucca buona per tutte le stagioni non andava più, perché non era il top per la carne, non era il top per il latte, non era il top per il lavoro. Poi ovviamente i trattori, l'industrializzazione ha portato poi a cosa? A far scomparire il ruolo della mucca, il ruolo del bovino come ruolo ausiliare, no? All'uomo. E quindi ecco che la razza varzese è andata scomparendo, non va più di moda. Che è successo? Che oggi ce ne sono circa 500-600 cavi ed è un grande dramma, nel senso che rischia di scomparire. Ora, paradosso dei paradossi, qual è l'unico modo per salvare una razza bovina in via d'estinzione? C'è un solo modo, ragazzi: magnassela, se la dovemo magnare, perché se noi ce la mangiamo creiamo mercato, se c'è richiesta che fa l'allevatore continua a produrre, continua a allevarci, dedica del tempo. Ora c'è qualcuno che aiuta, qualche fondo che arriva per aiutarsi gli allevatori, però a me quando Mattia, grande ristoratore, ottimo imprenditore, bravo, attaccato al territorio, mi ha detto: Michele, io ti voglio far assaggiare la varzese, io sono venuto di corsa, perché ragazzi mi avrebbe potuto sicuramente convincere se mi avesse detto: Michele, guarda che te faccio assaggiare, tieni. Ah, raga, qui andiamo tutti matti, no? Parliamoci chiaro, se tu mi fai vedere una cosa del genere, io arrivo subito, cioè, non dovai. Ma poi ragazzi, oggettivamente, per far competere questa con la varzese, bisogna fermarsi, bisogna fare un ragionamento più ampio, bisogna dire: ragazzi, qui stiamo parlando di un prodotto molto commerciale, buono, paraculo, ruffiano, ma è un prodotto commerciale. Qui ragazzi parliamo di poesia, qui parliamo di territorio, qui parliamo di storia, tradizione e di ancoramento sul territorio. A me queste storie mi piacciono da morire. Poi sono curioso di vedere se è pure buona, così magari ve la riesco a spiegare, perché io non l'ho mai mangiata. Bene, dopo sto monologo, ragazzi, che la metà basta, spero di non avervi annoiato, direi che se la potevo andare a cuocere. Francesca è qua, va, vieni un attimo. A livello del beverage come stiamo messi? Siamo messi, ma lo vedrai, ma lo voglio bene, te voglio bene, te voglio bene, dai. A Sebastian, facci magnati, piede la ragazzina, vai. Vado. Te seguo in cucina però, Andiamo. Ok ragazzi, mentre la bistecca è in cottura abbiamo qualche minuto per approfondire altri argomenti e altri spunti di questo meraviglioso ristorante, però volevo innanzitutto ringraziare, ragazzi, la Mancini Market. La Mancini Market è un'azienda amica di Bracciami Ancora che si occupa di vendere i frigoriferi per la frullatura, ma si occupa anche di vendere tutte apparecchiature per le cucine professionali o per le macellerie. Tra le altre cose viene incontro ai professionisti, viene incontro agli imprenditori, perché ha, diciamo, creato un metodo di pagamento che si chiama noleggio operativo. Ma faccio breve: se serve un macchinario, non ci vedi soldi subito, ve la vende un tot di euro al giorno, ok? Andate a vedere sul sito della Mancini Market, perché è davvero dà una grande mano agli imprenditori, ai ristoratori e ai macellai. Sfrutto gli ultimi minuti che ci sono rimasti per presentarvi Marco, che è un personaggio pazzeschissimo, e per curiosare quello che sta facendo Francesca al bar. Tu saresti il formaggiaro, cioè a Roma diciamo formaggiaro, scusa, qui in Italia si dice mastro caseario. Che sei? Un formaggiaio. Fai formaggiaio, Marco. È vero che tu nella vita precedente facevi il fotografo a Milano? Una trentina d'anni. Sei passato dalla gnocca alle capre praticamente. Sì, sì. Secondo me ti danno più soddisfazione le capre. Sì. Senti, questa robetta tua, eh? Sì. Da quanto ho capito è roba super 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 wow. Com'è la situazione qui? Qui abbiamo una sperimentazione di muffe che vanno... Bello, hai detto muffe, a me quando dici muffe mi fai... Sono il miglior amico tuo, belle le muffe. Ma non abbiamo solo le muffe, qui abbiamo delle muffe a pelo bianco. Mamma mia, la muffa a pelo bianco, madonna, devo metterle vietate ai minori di 18 questo video. Quindi abbiamo tutta una serie di percorsi tra l'Italia, l'Inghilterra, la Francia... Le muffe. Il nord dell'Europa, il tutto però lavorato a muffe Roquefort in bianco. Senti, io non ci ho capito un c***o, guarda, mi fido, sei convincente, me lo fai assaggiare. Buono, mortacci quanto è buono. Andiamo sul sapore un po' del pesce.
Andiamo sul pesce, dai, va. Muffe del nord, Svezia, Norvegia. Mi piace la Svezia, la Norvegia. Qui abbiamo un Roquefort in grigio con muffe grigie. Uh-huh. Le muffe dell'altro nord Europa hanno questa particolarità che sono vaporose e talcose. Vaporose e talcose. E quindi ho dedicato questo formaggio come se tu mangi un formaggio qualsiasi su un peschereccio nordico. Senti, famo così. Proseguiamo l'assaggio. Però ci se beviamo qualcosa, sì. Amica mia là dietro, da quanto vedo, sta a traffica. Secondo me, se aspettavo fiduciosi, arriva con qualcosa di buono. Oggi, oltre a questa carne, assaggeremo anche altre proposte di questo posto meraviglioso. Una selezione di formaggi pazzesca, che a quanto ho capito hanno un sapore molto intenso, e quindi ho deciso di abbinarci un cocktail, perché qui fanno dei cocktail. Anche questi sono particolarissimi. Ho capito che mi faranno assaggiare un salame, sempre che fanno loro, e una tartare. E per questo ho scelto di abbinarci una bonarda frizzante di questa cantina locale. Andatela a visitare perché anche la location è pazzesca. Travaglino. Quindi bonarda frizzante e cocktail. Oggi facciamo le cose un po' così particolari. Vediamo se riesco a stupire Michele. Iniziamo. Grazie per l'aiuto. Io ho scelto di fare questo cocktail, mi piace molto. È a base whisky, giusto? Esatto. Come si chiama il cocktail, il nome del cocktail? Si chiama Blue Blazer. Perfetto. Sono sicura che sarà perfetto, quindi ti lascio qua. L'ultima parte me la fai per me. Va bene. Ok, grazie. Ma ce la faccio? Parti dal basso. No ragazzi, che figata. Sto facendo un casino. No, va benissimo. Bene. Oggi arrivo con lui e con lui. Michele, che stai a mangiare tutto? La c'è, ti è? Ho capito. Ce la senti a Norvegia o più a Svezia? Che ci senti? No, però il peschereccio. Il peschereccio svedese? Senti il pescatore. Senti il pescatore? Ok. Perfetto. Noi facciamo veramente delle scene al limite proprio dalla pietà. Però allora Marco è un gran formaggiaro. Mo tutta la sinossia, la storia sua, la biografia sua non te la racconto, se no finiamo domani perché uno c'ha un sacco di cose da chiacchierare. Questo è uno che è passato dalla gnocca milanese ai capre del pavese. C'è poco che ci ha portato? Allora, ti ho portato due cose. Una bottiglia di vino, tieni, sì. Questa è per dopo. E questo invece l'ho portato per i suoi fantastici formaggi, che sono in base tutti erborinati. Vedo che... Mi sono informata certo prima. E ti ho portato un piccolo tocco. Senti, allora è caldo. Uno. Dai, piano. Eleganza. È caldo, è a base di whisky, zucchero, poi gli abbiamo dato fuoco per togliere un po' di alcolicità. Assaggio prima io, assaggio prima te. No, Marco, tagli un altro pezzetto di formaggio. Di questo genere qua. La granulometria si sente tutta. Si ingrassa. Muffe tipicamente inglesi. Non ci sta veramente bene. Madonna, che svolta io ho fatto da quando ti ho conosciuto comunque. Ci sta da Dio. Madonna mia, ragazzi, porca. Ma che sto a mangiare, che sapori che sto a fare, mamma mia, cioè non solo carne, pure formaggi. Senti un po', Marco, lì parliamo di cose serie, ci stai su Instagram te? No. Su Facebook ci stai? Un sito ce l'hai? Niente, me l'hanno cazzo, c'è solo le capre c'hai. Me l'hanno fatto, ma dopo 2 anni mi hanno detto che non lo guardavo e quindi me lo volevo. Solo le capre c'hai. Ricordi logica, se io mi voglio assaggiare ste robe pazzesche o vengo qua o vengo qua. Sì, quindi meglio. Amici di Bracimi ancora, il consiglio che vi do, qui la selezione di carne è strepitosa. Sui cocktail poi ci dice la sua Francesca, ma da quanto ho capito è tornata soddisfatta dal bancone. Marco fa dei formaggi della Madonna, cioè questi sono veramente ascrivibili alla categoria mortacci quanto è buono, però per mangiarli dovete venire qua. Io vi lascio che voi cincischiate, apri questa bottiglia perché il cronometro corre e secondo me la bistecca è pronta. Ore guarda. Se rivediamo tra poco. Ore guarda. Bello di casa? Secondo me ci siamo, che dici? Ci siamo. Ma hai fatto il grasso? Sì. Bravo, mi piace. Ma dagli te. E dai, Eva scaloppa, dai, assaggiamo qui. Oh ragazzi, voi lo sapete, a me non mi piace mangiarmi la bistecca in sala, la sala l'avevo fatta vedere, io voglio mangiare con chi me la cuoce, voglio mangiare in cucina. Come la senti sotto il coltello? Morbidissima. Morbidissima? Molto tenera. Anusa? Ok, io sto elaborando, eh. Thank you.
Te la fanno mangiare? La devo provare purtroppo. Assaggiamo. Francesca, vieni qua per favore. La smetti di battere i pezzi al formaggiaro? Che cosa ti stai mangiando? Madonna, che bella. Ti è, magna. Ma tutto sto pezzo grosso? Mi piace la caramella di grasso. Grazie. Questo che so? Che salsetta è questa? Questo, ah, grasso fuso. Ragazzi, grande Sebastian che ci dà un piccolo insegnamento. Il grasso di scarto non lo dovete buttare, ma lo andiamo a fondere, sì, lo facciamo sciogliere, lo filtriamo e lo serviamo insieme alla carne. Metaforicamente, ragazzi, io mi sono inginocchiato in senso di rispetto e riverenza nei confronti della nostra signora mucca. Prendo il pezzo di carne e lo intingo nel suo grasso fuso. Grande Sebastian, questa non l'avevo mai fatta. Passami un po' di sale grosso. Vieni, vieni, intigni, intigni. Ma vieni, vieni. Il mio pezzo è grande. Non c'entra, prova a far spazio, dai. Intigni, intigni, intigni. Ci mettiamo un po' di sale nella bisteccuccia. Ti beccate questa? Grazie. Intingi, intingi, intingi. Metti il sale, intingi, intingi. Campione del mondo, hai vinto! Hai vinto! Hai vinto! La vacca, la bestia varzese, sta bistecca varzese, se merita il mortacci quanto è buono! Soprattutto se è intinto nel suo grassetto e con un po' di sale Maldon, che da sempre, come dicono gli esperti, quel kick in più! Mortacci quanto è buono! Sono estremamente felice che Mattia, il proprietario di questo posto, anziché la sua strepitosa selezione di carni irlandesi, anziché la sua strepitosa selezione di carni che arrivano un po' da tutto il mondo, abbia puntato i fari di questo nostro concorso, di questa nostra challenge, su una vacchetta che non si filava nessuno, perché merita davvero. Amici di Bracimi Ancora, conclusioni finali su questa carne, sulla varzese. Dobbiamo essere intellettualmente onesti, ragazzi, è una carne che ha difficoltà a reggere il confronto con robe del genere, con selezioni del genere, con referenze del genere. Però questa carne merita rispetto, merita attenzione, merita investimento e merita racconto. Allora vi faccio un paragone, ragazzi, così capite di che stiamo parlando. Questa è l'iPhone, eccolo qua, l'iPhone. Vedete? Qui c'è pure il 5G, guarda, guarda il 5G che si sviluppa, lo vedi? Ecco, questo è l'iPhone. Questo, signori, è il telefono che trovate a casa de nonna, quello in bachelite nera. Ci siamo capiti? Assaggiare questa, riscoprire questa, ci fa capire che cosa mangiavano i nostri nonni, che cosa mangiavano i nostri bisnonni. Tu nonno, te che anno è? Ecco, quello se stava a mangiare sta carne quando era piccolo come te, quando era ragazzino come te, quando era sbarbatello come te. E gli va fatta una standing ovation a Mattia che se fa in quattro per portarla qui. Ma sta carne, se messa in mano uno chef bravo, uno chef paraculo, uno chef creativo, cambia marcia. E infatti quando l'ho intinta nel suo grassetto ha cambiato marcia, motivo per il quale io non lo so se questa sarà la più buona d'Italia, ok, ma è sicuramente quella che merita più rispetto, più attenzione, più racconto. Basta raccontare solo la Janina, se siamo rotti li della Janina. Com'è che lo dovevamo concludere sto video, Francesca? Ah, ma niente il salame, scusate. Stai calmo, stai calmo. Qui stiamo parlando di tutto questo territorio, ok? Sì. Quindi questo salame lo fanno loro. Sì. È fatto sì, giusto, qua, è vero. Ok, con i maiali di qua. Stai fermo. Tolgo la pellicina. Ti voglio far bere anche il vino giusto con questo salame, la Bonarda Frizzante di questa azienda Travaglino, che okay, ci sta da Dio. Allora aspetta un attimo, mastica come ti ho insegnato, piano piano, e poi fai un goccino. Sai perché nasce Bonarda Frizzante? No. Per questi momenti. Ah. Per i salumi. Per i salumi. Vai. Per i salumi e per i saluti. E per i saluti. E pure questo che io dico. Brava. Pure sto giro non è sbagliato l'abbinamento. Ma potremmo finire? Sì. Perfetto. Amici di Bracimi Ancora, grazie, che l'abbraccio sia con voi. Venite a trovare sto posto che merita. Ciao!